cosa, fatelo per avere un disservizio, perché il servizio di essere gestore oggi è ai minimi termini. Io vengo da un comune come quello di Esperia, dove è diventato per storia il corrotto della provincia di Frosinone. Non c'è un giorno che non c'è una perdita, non c'è un giorno che non c'è un disservizio, non c'è un giorno che i cittadini esperiani si lamentano, eppure le bollette sono care, gli investimenti non vengono fatti, pensano solo a guadagnare. È ora di investire, è ora di dire basta. A giugno del 2011 anche Cassino ha deciso di dare la gestione dell'acqua in mano al pubblico, ma